Ok, pronti. Io ci sono. Adesso guardo la storia. Strega. Bonus PE grande. Ok, ottimo. Ma da quando i pianeti sono stati strappati al nostro cielo, pare che io abbia soltanto domande. E ora, con il ritorno di Marte. Marte, non so da dove cominciare. Lei dov'è? La tua teoria era giusta. La reliquia appartiene alle piramidi, indubbiamente. La situazione di Marte è nota. Mi serve più tempo. I Cabal si mobilitano. Dobbiamo... Proteggete l'accampamento! Porca troia! Abbiano un altro bersaglio. A che cosa mirano? Oh! Porca troia! Tanta roba. Navi di Savatun. Ok, fatti valere. Scegliamo lei. Oh, ti mando l'invito. Ok, qua si sceglie, quindi partiamo con facile. E andiamo. La tua sottoclasse dal vuoto è stata aggiornata. Nuovo sistema, ok. Oh! Porca troia! Guardate, io ed Eris stiamo dando il via alle operazioni degli occulti presso la culla. Dove Oh sei? mio Dio! Siamo in una Guarda! sorta di campo coltivato. Ciò Mi che vedi? vedete è un Guardami a cluster me! sull'età dell'oro. Marte è tornato Che con delle figata! instabilità temporali e la presenza di Savatun non è una Che cazzo? coincidenza. Tu come fai? Riteniamo che la Ah, fai ricomparsa quello? di Marte l'abbia spinta a uscire allo scoperto. Quando È salti stata in alto, sì, salti evacuata. Dovrà normalmente. essere indebolita. La flotta Cabal sta bloccando la rotta verso la sua nave. Devi trovare un modo di arrivare lì e rintracciare Savatun. Forse è la nostra unica possibilità di colpire. Ok. Quello sai che puoi far diventare visibile tutti tranquillamente, però. Ok, dov'è che dobbiamo andare? Dritto per dritto di qua. Ok. Che figata che se salti fa questa roba. Minchia, punti in alto. Guarda. Se io sono così fermo. È strano. So che morirò molte volte per questa stronzata. Minchia, la storcorazzata quanto è enorme. Ah, minchia, adesso... Quella è la culla del viaggiatore, quella che avevo abbandonato. Sono nemici, sì. Perché sono nemici quando dovrebbero aiutarci, scusa? Prendila.
Ah, che cos'è? È un cannone? Il cannone, dobbiamo prendere il cannone. Porca troia la... Yee! Vai. No, dovevi prendere. Oh, un cannone gigantesco. Entra e trovami una console. Vai, prendiamo... No, non ci fa prendere la storia. Ok, me la correggo. Fonte amplificativa, ok. Che figata sta roba di saltare così. Sì. Bordiello. Portami alla console. Vediamo come funziona questo cannone. Dopo il rituale della regina Mara pensavo che un attimo. Video. Che ieri ho alzato tutto al massimo. Sembra troppo avventato. Qua del rendering. C'è un altro video della streaming che non me la regge bene. Ok. Reagiamo. Oh. Ah, cazzo, dobbiamo proteggerlo. Così si fa. Oh mio Dio, che figa. Ok, ci siamo. Servono carburante e energia. Che figa la nuova. Ovviamente per i proiettili guardo te. So cosa pensi, ma fidati, funzionerà. Okay. I miei piani funzionano sempre. Cominciamo attivando le linee di rifornimento. Io ho già un casco per questa abilità da vuoto che sarà il top. Air top teso. Bene. Con che cattiveria. Non ci puoi fare niente. Vedete quando prenderò l'artefatto, stronzi, che cosa faccio. Ora lo agganci. Oh? Vai. Che cos'è? Un falcione. È un falcione. Dove dobbiamo andare? Ok, dove ci sono loro. Vai, inchiappettali. Devi interagirci? Ok. Una è sistemata, guardiana. Ancora una. Yikes. Questa la prendo io. Ma che cazzo? Va bene. Ok. E questa è fatta. Linee di rifornimento aperte. Quindi? Ah, adesso dobbiamo andare di là. Nice. Vai. Prendi. Corra. Generatore. Vabbè. Su, ce n'era uno. Ok. Nessuno deve sopravvivere. Tu che ti dice di andare con quello? Ah, ok. Ah, dobbiamo piazzare. Maledetta. Mamma, quanto è figa la granata, come si vede. Ma poi è tutto bello colorato. Dove non ho messo bene le mani sulle palette? GG Bungie. Buon lavoro questo. Sulla grafica. Anche da te si vede un botto bene, minchia. Che vieni di qua.
No, 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 bisogna entrare qua da dentro. Hai fatto il giro sulla torta. Sargente Topina. No, di qua. Qua sotto. Qui, vieni qua giù. Oh merda, i pistoni. Sei, se fossi una divinità dell'astuzia, non mi parkour con una nave gigante. È un po' come dire: ehi, sono qui, ammazzatemi. A meno che Sabaton non stia sventolando un pensavo davanti a un toro. Pensavo che dovevi passare tipo in mezzo. Ma che... Va bene. Ti sei fatta male. Posiziona. Oh mio Dio! Bella la bandiera adesso. Troppo sea. Bella la lanterna. Ti ha anche riempito così automaticamente a te. Ci servono due codici di bypass per attivare l'ascensore. Li hanno solo gli ingegneri Cabal. Cliccato, quindi ok, non te l'ha fatto in automatico. Facciamo esplodere tutto quello che si può far esplodere. Vai, 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 vai. Oh. Ti resto io. Vieni qua. Usala, ma usala, mi serve per questo momento. Te. Vedi come l'hai inchiappettato. Voilà. Che cos'è? Ok, dovevo andarci sopra. Non te lo fa prendere, ma c'è per quale cazzo motivo? Lo sa solo il gioco. Ok, andiamo alla console. Ok. Fatto. Lumen. Erlumen. Penso che sia... No, 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 no. No. Vieni. Tanto ce n'è una dietro l'altra. Ok, non... non scendere per nessun motivo. Ciao. Voilà. Che siamo in alto. Mentre cercavo gli schemi del cannone, ho visto gli ordini di Marte. Vieni su. Intende riconquistare Marte come territorio Cabal. Non minchia. So come prenderà la nostra interfaccia. Rompilo. Corpo a corpo. Anche. Ok. Porca. Può diventare invisibile. L'hai fatto tu? Ah, infatti mi è sembrato strano, ci ho detto come. Ora di ricaricare, guardiamo. Come dice, infatti. Non preoccuparti, te la caverai. Era per levarceli dalle palle, non mi guardare male. Non mi guardare male. Ok, giù. Per quanto ne so, nessun guardiano mai salito sulla nave di San. Oppla. O ci sta invitando a bordo, o lo scontro con la regina Mara è talmente indebolita che sta iniziando a commettere errori. Spero sia giusta la seconda ipotesi, ma non ci scommetterei. Oh! Ok, siamo sulla strocorazzata. Mi chiama enorme. Nave, vediamo tracce di luce del vuoto. Forse qualche altro guardiano è arrivato prima di noi. È enorme. Forse ci siamo mossi con troppa fretta. Che figa sono che è. Troppe incognite. Sabaton è la sì. Via dell'astuzia. Molto bello. Aspettiamo che i suoi intenti risultino chiari. Aspetteremo per sempre. Non poi mettetelo a posto, quello della scopa. Solo fin quando potremo inviare rinforzi. Guardiana, io ed Eris siamo bloccate. Se tornassi indietro ora, avremmo più tempo per pianificare. Dubito che Sabaton ci concederà del tempo, Ikora. Credo sia la nostra unica possibilità. Non preoccuparti, ce la puoi faremo. Tornare indietro poi. State attenti. C'è la sporcizia.
Occhio. Ah, qui preparati che potremo trovare quelli cazzuti con la... adesso con le nostre abilità. Mi sa, eh. Vorrei essere l'uccello del malagurio, ma... Hai visto quella falena? Sembrava risplendere di luce. Ecco, non perfetto. Guardiana. Luce come la nostra. Perfetto, ecco. Come non detto. Wow. Qua partono le navi. Questa è la covata lucente, si chiama. Ok, dobbiamo tornare al centro. Mettiti tu al centro. Tanto, basta che ci va uno. Lo fa? No. Perché sta cosa? La discriminazione? Sì, ma io non sto capendo per quel motivo. Mi fa solo prendere a me e non a te. Ok, questo è l'ultimo danno. Fighi. I portieri. Bene. Non posso prendere un cazzo perché sono pieno. Non dovrebbe poterlo usare affatto. Il viaggiatore non gli avrebbe mai concesso quel potere. Almeno anche io ce li ho. Non li ho attivati. C'è qualcosa che non quadra. Dobbiamo trovare Sabaton. Che quadra che non cosa. Ok, iniziamo a trovare già altri pezzi. Guarda questa statua che è strana. Sotto si muove. Ah, sono funghi. Ok. Qua si può andare da qualche parte. Scusa, però voglio vedere un attimo. Là, da quella statua rilevo letture energetiche insolite. E c'è un traio di gente. Ok, sicuro noi dobbiamo salire di qua. Infatti stavo andando già io di qua. Parkour. Ma? L'hai visto? Mi stava per far esplodere quel figlio di puttana. Anche prima è successo. È tipo una farfalla, però. No, una falena. Quello. Quelle falene ti attaccheranno. È una falena, guardiana. Ecco. L'ho appena detto. Guardiana. Che figata sta stanza. Figata. Quella statua non sembra dell'alveare. Mai visto niente del genere. Infatti. Vieni giù. È una Texor. Vedi attraverso i Texor. Guarda qua. Che cos'è? Strano, raccogliamo. Manufatto della flotta. Della flotta nera. La nave di Sabaton. Dovremmo portarla a Ikora. Ok. Oh, te pareva. Siamo incazzati! Siamo incazzati! Penso che il sopra era fatto così tanto di qua. Mi sta piacendo questo pezzo qua interno, che figo. Ok, bene, siamo ritornati fuori. Grande. Sto gruzzolo sempre OP. Farfalla. Cioè, falena. Non farfalla. Che figata. Qui tutta immerdata sta nave. Secondo alcuni rapporti, Sabaton ha cercato di catturare la luce del vuoto dai guardiani morti. Forse c'è un collegamento. Ma cosa c'è in fondo? Forse ha sempre studiato il vuoto. Potrebbe essere questo il metodo che ha usato. Però qualcosa di strano invece. Cazzo.
Yay! Oh, una fenditura. Sembra un occhio, sembra questo. Va bene. Ci puoi entrare? No, non ci puoi entrare. Figata però. Sono... sembrano un botto di occhi. Ok. Quella era Sabaton. Muoviamoci. C'era. Occhio. Oh, questi! Sono questi quelli che fanno le abilità. Vai, no, prendi lo spettro. Uno spettro. È uno spettro. Guarda, guarda lo spettro. Portami più vicino, guardiana. Devo vedere. Rispawna all'infinito fino a quando non lo uccidiamo, lo spettro. Lo spettro aiuta l'alveare. Dobbiamo fermare il suo spettro. Non c'è altro modo. Quella cosa non è presa. Come me. Lo capisci, vero? L'ho fatto, l'ho fatto. Non posso crederci. Dobbiamo proseguire. Oh, viaggiatore, cosa ti ha fatto? Porca troia. Niente. Il prossimo che c'è da uccidere così lo fai tu. Ho piazzato lo standard se ti serve. Dov'è? Finito. Vai, prendilo. Nice. Deposita. Ah, hanno riworkato Azzardo, l'hanno reso più bellino. Quindi se poi vorrai giocare ad Azzardo. Dobbiamo entrare dentro. Ok. Oh. Che razza di posto è questo? Non sembra un trono mondo dell'alveare. È una specie di colosseo. Che figo. Che figo. Che cazzo, io sto guardando in giro. Figata, quanto è bello. Lei stermina. Che figata. Ok, noi in teoria dovremmo andare avanti. Da dove però? Ah, dobbiamo aspettare che si apre. Sì. Dimmi, o onorevole ospite. È lei. Come hai fatto? Come hai trovato la forza di distruggere qualcosa di così simile a te? Botta. Oh, guardare, quello è Sabaton. E uccidere chi ricambia lo sguardo. Via sto pesce in pancia. Oh tu Megera bastarda. Occhio. E pigliate anche te sta nova. Io gli ho dato la nuova allo stesso tempo. Ma è stato troppo facile. Oh, oh, sono impallato.
Shh. Sì. Un attimo. Origini sessuali, capitolo 1. Ok, penso che qua ci sia il video. Guardiana, guardiana, mi ricevi? Siamo qui, Cora. Tornati su Marte. Tornati? Da dove? Dal trono mondo di Savathun. Lo so, avremmo dovuto farci sentire, ma avevamo Savathun sotto tiro. Poteva essere la nostra unica occasione. Più che comprensibile. Non è da Savathun lasciarsi intercettare così facilmente. C'è dell'altro. Prima di lasciare la nave, ci siamo imbattuti in uno dei suoi cavalieri. E... aveva uno spettro, Ikora, come qualsiasi portatore di luce. Uno spettro? Un cavaliere con uno spettro? Ma significa... che Savathun ha rubato la luce. Ma è impossibile, vero? Impossibile? Con Savathun niente è impossibile. Savathun, leggera regina, dea dell'astuzia e della menzogna. Secondo le leggende dell'Alveare, nacque su un pianeta lontano e ostile. La sua vita sarebbe stata irrilevante se non fosse stato per il famiglio Verme, che annunciò un imminente cataclisma. E così, lei condusse le sorelle nelle profondità, dove le antiche divinità larvali offrirono loro un potere smisurato in cambio di tributi di sangue senza fine. Fu così che nacque l'Alveare. Le innumerevoli civiltà furono condannate all'estinzione. Per tempo immemore divorarono vita e luce in ogni luogo possibile, incontrando debole resistenza. Finché non si cimentarono con i guardiani. Dopo la morte di suo fratello Oryx, Savathun si è nascosta. Non per paura, certo, ma per pura strategia. Perché sa che il modo migliore per battere il nemico è diventare suo alleato. Con un capolavoro di perfidia si è infiltrata nell'avanguardia, indebolendoci dall'interno. E rubando la nostra risorsa più sacra, quella che mai avremmo immaginato potessi ottenere. La luce.